cari amici di Auto Digest, oggi vi mostriamo una chicca. È un'auto, è un autocarro, è un pick up, è un po' tutto, è un fuoristrada, ma l'automobile totale può essere. Siamo davanti a una bellissima Jeep Gladiator 2022, dotata di motore V6 diesel con 260 cavalli, 8 marce, chiaramente trazione integrale a comando. Una vettura che non è solo una vettura, e come dicevo è un pick up. E infatti ha il cassone. Venite con me a vedere. Così lo apriamo e tirando riusciamo a trovare uno spazio grandissimo per i bagagli. Pensate, è anche dotata di una presa a 230 volt. E qui infatti potete attaccare una spina con questa presa multipla per vari sistemi, che vi darà la possibilità di caricare o per esempio andare a fare campeggio, portare la televisione, un computer, insomma tutto quello che va a 230-220 volt. La Jeep Gladiator nasce per competere sul mercato americano ricchissimo dei pick-up. Il Gladiator originale era la versione col cassone del Wagoneer e del Cherokee, e in questa reincarnazione la casa americana ha deciso di riproporlo nella gamma Wrangler, dotandolo di un telaio appositamente progettato. Nato per essere a suo agio sui percorsi accidentali, mi è apparso decisamente più confortevole della Wrangler a passo lungo. Le sospensioni infatti assorbono con molta più facilità le irregolarità del terreno e filtrano abbondantemente le asperità. La posizione di guida è notevolmente più elevata che sulla Wrangler, il che permette di anticipare in sicurezza gli ostacoli del terreno. La motricità è garantita dalle quattro ruote motrici, dai differenziali autobloccanti e dalle barre antirollio a stacco elettronico. Ovviamente abbiamo le quattro motrici disinseribili e inseribili a volontà e un cambio automatico a 8 marce che permette di tenere il motore sempre in tiro. Allora, il veicolo andrebbe teoricamente dappertutto. Ci sono un paio di punti che mi preoccupano. L'angolo d'attacco anteriore. L'angolo d'attacco è quello che ci permette più o meno di salire su una discesa piuttosto erta. E qui rischiamo di inciampare. Anche il passo, che è ovviamente molto generoso. Ricordiamo che il telaio di questo Gladiator non è quello della Wrangler normale, è un nuovo telaio. E il passo è molto lungo. Forse ci vorrebbe una gamma, cioè passo più corto, pick up, cabina singola, cabina media, cassone più lungo, insomma poter giocare un po' di più come fanno altri fabbricanti. Certamente favorito dal passo abbondante, il Gladiator si dimostra stabile e sicuro sulla strada. La frenata è sempre sicura e nonostante la massa di oltre 2 tonnellate, il Gladiator è perfettamente a suo agio e non si scompone mai. Sorprendentemente agile, garantisce sempre anche in città di potersi muovere senza timori. Motore generosissimo che permette un notevole allungo e media autostradali di tutto rispetto. In autostrada, sorprendentemente forse, ma grazie al passo piuttosto abbondante, l'automobile ha un comportamento veramente sicuro, stabile e quasi potremmo chiamarla una grand routière, una vettura che ci permette anche di divorare l'asfalto, come si dice, per lunghi percorsi veramente molto comodi. 5 metri e mezzo potrebbero incutere timore a chi è abituato a utilitarie, ma la sua struttura, la larghezza limitata a 1,80 m, lo sterzo molto morbido, la posizione di guida elevata, agevolano enormemente la guida. È grande sì, ma si lascia dominare come un docile pachiderma. Le manovre risultano agevoli anche grazie alle telecamere, una frontale e una posteriore.
superbi, cruscotto e volante che si impugna perfettamente, rivestiti di pelle nera e liscia. I sedili di colore contrastante sono in cuoio martellato. Non manca lo schermo di Uconnect che si può annerire per non distrarre dalla guida. Un'auto per la campagna, la barca, la caravan, la moto da fuoristrada. Per salire a bordo certo ci vuole un fisico atletico. Docile e confortevole potrebbe far ricredere chi non ha mai considerato l'acquisto di una Jeep.